Mi fa piacere perché farne parte fa piacere, però l'obiettivo è un altro. Il record poi quelli vanno, come si vuol dire, vengono cambiati negli anni, ci fa piacere perché 4 vittorie non era facile, però ecco, l'obiettivo rimane sempre lo stesso e sappiamo che comunque oggi è una vittoria, ma ci saranno delle partite dove troveremo difficoltà ancora più di oggi, giocando con una squadra ottima, perché oggi il Marina di Ragusa l'ha giocata alla pari con noi, sotto l'aspetto tecnico della velocità e soprattutto dell'intensità. E nel primo tempo si è visto. Poi nel secondo tempo probabilmente loro sono calati, ma anche noi l'abbiamo interpretata diversamente. Non con l'intensità, ma soprattutto nelle letture e nell'equilibrio di squadra. Dove siamo stati un po' più in equilibrio come squadra, abbiamo attaccato di più e sono venuti fuori 2 gol. Nel primo tempo che attaccavamo con più giocatori avevamo delle difficoltà nelle ripartenze loro, quindi può sembrare così, ma è questa la situazione. Ma Santana Ricciardo non devo parlare ogni volta, dico, io gli posso fare gli elogi, è normale che quando giocheranno male ci sarà chi li sostituirà, per questo è stata costruita la squadra, c'è un organico importante, loro hanno fatto non bene, ma oggi ottimamente ha fatto Santana e ne sono contento per lui perché io devo allenare ma devo servire anche da stimolo, non mi interessa rendermi simpatico a nessuno, ma mi interessa tirar fuori quello che posso da ogni singolo giocatore. Mi aspetto campi difficili, cominciando la domenica con Messina, che è un altro derby, mi aspetto le squadre che con noi comunque danno, ma devo essere sincero, più che a dare oggi agonisticamente, credo che oggi il Marina di Ragusa era messo anche in campo, l'ho detto anche al loro allenatore, ripartiva bene, mi ha fatto piacere, ho visto 2 o 3 giocatori importanti anche a Marina di Ragusa che comunque sono passati dal Palermo e quindi questo significa che il Palermo negli anni passati ha lavorato bene, quindi ripeto, se io potessi prenderli tutti dovrei avere una squadra con 200 giocatori perché in Serie D ci sono tanti siciliani. Per noi ecco, in questo momento è importante aver vinto questa partita e credetemi, non era facile. Ma la colpa è stata mia, ho detto, perché probabilmente ho dato le marcature ai 2 più grandi dimenticando di quei 3 che sono rimasti in mezzo all'aria da soli, quindi la colpa me l'assumo io. Sì, sono felice soprattutto per il risultato, perché abbiamo vinto, abbiamo ottenuto altri 3 punti in una partita che sembrava facile ma non lo è stata per niente. Alla fine abbiamo interpretato la partita bene e siamo riusciti a conquistare questi 3 punti fondamentali. Questa è una cosa bellissima perché segnare sotto la curva è davvero pazzesco a livello di emozione, però sono uno che nella mia carriera ha fatto tanti gol fuori casa, per esempio l'anno scorso ne ho fatti 10 in casa e 10 fuori casa, quindi in queste prime giornate è stato solo un caso. Sì, è una partita come le altre, davvero per me è una partita come le altre, da affrontare con la mentalità giusta e contro una squadra comunque organizzata e ci arriveremo. Intanto ci dobbiamo imparare a goderci le vittorie per almeno 1 giorno e mezzo, dopo la partita e il giorno dopo e poi pensiamo alla prossima. Sì, dai, stiamo facendo abbastanza bene, l'intesa cresce perché cresce la condizione fisica, e poi a livello di qualità i ragazzi hanno qualità importanti, quindi manca solo un po' di condizione e poi saremo al top. L'arrivo di Sforzini è importante, un arrivo importante, calciatore che non ha bisogno di presentazioni e soprattutto mi rende felice perché comunque è un attaccante con le mie stesse caratteristiche, possiamo giocare insieme, posso giocare io, può giocare lui, è importante per una squadra che vuole puntare a vincere il campionato. Mi sono fatto trovare al momento giusto, al posto giusto, però devo dire pure un'altra cosa, oggi sono un po' incazzato se si può dire, perché con me stesso, perché potevo fare meglio a livello di realizzazioni, perché comunque nel primo tempo ho avuto un'occasione di testa che però mi è arrivata all'improvviso e ho preso la traversa, nel secondo tempo invece ho sprecato un'occasione abbastanza facile, però l'importante era vincere, a livello personale ci pensiamo dopo.